Ciao a tutti, io sono Legre Simmer e oggi siamo finalmente qui con Misao. Eh sì, finalmente perché purtroppo non sono riuscita a rispettare i tempi di pubblicazione dell'RPG perché appunto ho avuto numerosi impegni universitari. Ma bando alle ciance, dato che non mi ricordo più nulla di quello che mi ho fatto le scorse volte, andiamo a vedere tutto ciò che abbiamo raccolto. Vediamo un po', intanto cominciamo a vedere le parti che mi hanno raccolto. Ah, quindi ce ne manca una, perfetto. E poi gli oggetti li abbiamo trovati tutti, ma quello che ci manca sia la parte del laboratorio, se non mi ricordo male. La cosa che ci manca è proprio quella, ok? Io mi ricordo di aver impostato già il disco di avvio. Ah, no, quindi non ho il disco di avvio, anzi no, aspettate, io dovrei averlo. Questo sarebbe il disco di avvio, sì, esatto. Scusatemi. Perfetto. Allora, l'ultima volta ho sbagliato la password per tipo 5-6 volte. Adesso sto vedendo meglio i colori. Abbiamo l'arancione, quindi non è oro questo, l'arancione, il bronzo, il rosso, il bianco e il grigio. Quindi vediamo un po' cosa fare, vediamo un po' se riesco a ricordarmi le cose perché io mi ero scritta esattamente i colori. Vediamo un po'. Allora, dato che questo è tipo diciamo un arancione ocra, metto un 7. Poi metto, dato che è bronzo, metto l'8. Questo è rosso e ovviamente sappiamo già che è il 4. Il bianco mi sembra che fosse il 5. E dato che il grigio era, diciamo, cancellato, io avevo messo 1, ma forse in realtà credo che sia 0. Speriamo che sia giusto. Oh, ho indovinato finalmente. Eh? Perfetto, adesso possiamo andare dall'altro lato. Bellissimo, ce l'abbiamo fatta, salviamo. Andiamo da quel lato, cerchiamo di risolvere queste cose proprio in un secondo. Vediamo cos'è questo dispositivo di controllo. Oh no, un'altra password. Inserisci la password. Abbiamo un nero, abbiamo l'oro, il verde, il blu e il viola. Allora, io ce li ho scritti qui personalmente i colori perché mi scocciava ad andare indietro e a guardare nuovamente le cose. Vediamo un po', mettiamo il 3, oro è 1 ovviamente, il verde era il 2, poi c'è l'azzurro che è il 6 e il viola, se non erro, è il numero 9. Spero di averli scritti giusti. Perfetto! Ho trovato l'ultima parte, hai trovato una parte di una ragazza. Perfetto, salviamo perché ho una paura matta. Ho una paura matta, vi giuro. Credo che adesso possiamo andare a sacrificare il corpo della ragazza. Però io andrei a salvare, sinceramente. Ho una paura matta, appunto. No, scusate, ho sbagliato, come al solito, perché se non sbaglio non sono io. Ok, siete pronti? Sto andando nel giardino. Ok, è un po' inquietante come cosa, ma qui manca la tomba di qualcuno? Perché ne vedo solo tre illuminate. Sentite, io mi preparo. Mi metto la mazza perché non si può sapere mai. Partita salvata, ok, entriamo. Sacrifica il corpo, la maledizione non avrà fine. Io credo che si possa sacrificare adesso, no? Ah, devo mettere le parti qui, quindi come funziona? Offrire le mani sull'altare? Sì. Offrire i piedi sull'altare? Sì. Tutte le parti sono state offerte, ma non succede niente. Perché non succede niente? E infatti me lo chiedo pure io. Ok, io avrei un brutto presentimento. Cioè, ma il motivo per cui non succede nulla qual è? Cioè, ho fatto di tutto. Che
cosa dovrei fare adesso? Ho fatto di tutto, cioè ho sacrificato il corpo. Per quale motivo non succede niente? Mi sa che dovremmo andare a chiedere alla signorina libreria perché non so cosa fare a questo punto. Che posso fare per te? Dammi suggerimenti, devo offrire questi oggetti in un certo luogo per annullare la maledizione. Questi oggetti sono nascosti intorno alla scuola, dal meglio di te per trovarli, ma li abbiamo già trovati. Hai offerto tutte le parti. È strano perché la maledizione non si è annullata. Forse il signor Onigawara ne sa qualcosa. Ah, quindi adesso dobbiamo andare al signor Onigawara. Perfetto, così possiamo pure salvare. Salve, signor Onigawara, capisco. Quindi hai sacrificato il suo corpo sull'altare. Comunque questo non sembra aver annullato la maledizione. Ci servirà un sacrificio umano. Sacrificio umano? Hai visto le tombe rosse nell'abisso? Contengono i nomi degli spiriti che devono essere sacrificati per liberare il suo. Ci sono quattro tombe, quindi devono esserci quattro nomi. Ecco perché mancava quella tomba illuminata di rosso. Su tre tombe è già stato scolpito un nome, ne rimane solo una. Qualcuno deve essere l'ultimo sacrificio. Allora mi sacrificherò io. È impossibile, quelle tombe sono di coloro che Misao odiava. Ah! Di sicuro il nome di qualcuno verso cui non aveva risentimenti non può finire su quelle tombe. Tu fai di tutto per salvarla, non potrebbe odiarti. Ci sono altri ancora vivi e pensa bene a chi deve essere sacrificato. Qualcuno che Misao odia. Salviamo un secondino. Salviamo sui dati 2. Ok, perfetto. Allora, facendomi dei calcoli, gli ultimi rimasti dovrebbero essere il professore e Toma. Dato le cose che abbiamo visto, diciamo che Toma era abbastanza, non so come dire, dall'intro che abbiamo visto del gioco era diciamo un po' bullo nei confronti di Misao e quindi lo odiava per questo. Però quel professore un po' mi inquieta, nel senso che non mi sembra così gentile come si vuol far apparire. Quindi io direi di provare due cose. Allora, proveremo a questo punto due finali, perché in base a chi sacrificheremo ci saranno sicuramente due finali differenti. Quindi adesso, proprio adesso, uccideremo il professore, ovviamente. Perché voglio vedere se c'è qualcosa che non va, appunto. Uccideremo il professore e vediamo un po' come andrà a finire la cosa. Boh, andiamo a cercare il professore, che penso che sarà in infermeria. Infatti, eccolo qui. Cioè, a me sembra un po' strano che Ayaka sia morta qui. Sembra un po' stranuccia come cosa. Cosa c'è? La maledizione è ancora attiva? Forse Misao ce l'aveva con lui perché non l'ha ascoltata. Quindi se lo uccido. Ah, vedete? Forse perché non l'ha ascoltata e quindi è successo quello che doveva succedere e quindi è successo. Diciamo che lo odia. Uccide Soda, ma sì, dai, uccidiamolo, tanto poi faremo un altro finale. Ah, il sangue non si ferma. Signore, andrà tutto bene. Presto starai meglio. E la Madonna Aki. Che forza di volontà. Esatto, adesso ci sono quattro tombe. Andiamo qui. Ah, si sono eliminate le parti del corpo, vedete? Wow, quindi ci voleva davvero una quarta persona. Quindi a questo punto il professore era una persona che lei odiava. Quindi per questo è potuto succedere questo. Vediamo un po'. Misao! Misao? Grazie per avermi trovata. Aspetta, non andare, Misao! Ho sentito dalla tizia con gli occhiali che hai fatto tutto. Cos'è successo? Misao mi ha ringraziata. Sono sicura che andrà tutto bene ora. Quindi la maledizione è sparita? La scuola tornerà normale? Sta uscendo la luce. Toma, andiamo fuori.
Questa è la classe. È tornato tutto alla normalità? Misao? Misao? Non riesci a vedermi? Ah, quindi stiamo vedendo un po' cos'è successo. Ascoltate tutti, ho una grande notizia. La cara e povera morta Yoshino. Questa qui è proprio forte, eh? Beh, Yoshino, che ne dici di dircelo? Allora, a una delle ragazze qui piace Toma. Eh? Ti stai dichiarando a me? Ti piacerebbe che fossi io? No, ecco cosa è successo. E niente poco di meno che la sempliciotta della classe, ovvero Misao. Ma no, povera compagnia. Davvero? Ah, io... Guarda, Tom, è proprio là. Confessagli il tuo eterno amore. Ma che... Ma cattivissima! Va bene, uscirò con te, Misao. Ah, quindi Tom è uscito con Misao? Avevo già io una cotta per te. Cosa? Toma... Toma? Stai scherzando? Misao, davvero? Chiudi il becco, non sono affari tuoi con chi esco, Yoshino. Scambiamoci i numeri. Ok. Io me lo ricordo, c'ero anch'io in classe. È successo appena prima che Misao sparisse. Che Yoshino l'ha detto? Beh, non importa, dopo tutto sto con Toma ora. Dovrei ringraziare Yoshino. Oh, Toma mi ha inviato un messaggio. Mi piaci, Misao, e io ti piaccio? Thomas, così sembra... Cosa? Sembra così imbarazzato. Come dovrei rispondere? Povera... Guarda che abbiamo qui. Ridacchiano. Cosa? Il messaggio d'amore di Misao. Anch'io ti amo, Toma. Ti amo più di chiunque altro al mondo. Metto i miei sentimenti per Toma in un poema. No, questo è... È tutto il mio... Ti amo, Toma, sei tutto per me. Il mio cuore si scioglie quando penso a te. Povera... Deve essere stata Yoshino, deve aver sbicciato nel cellulare di Toma, è tremenda. Yoshino, lo so, anche a te piace Toma, sei solo gelosa. Ma non ti farà bene perché a Toma piaccio io. No, smettila! Avanti, non c'è nessuno in giro. State pensando quello che penso io? Non ci posso credere. Vomito, ragazzi, veramente. Quindi... Otome ha pubblicato il messaggio di Misao per umiliarla, quindi ovviamente anche a lei piace Toma. Guarda, c'è anche Kudo. Oh mio Dio, ti credi chissà chi ora che piace a Toma, eh? Perché mi guardi così, eh? Toma non vorrà mai stare con te dopo questo, Yoshino. Cosa? Non posso dire questa parola, basta che leggete voi, cioè... Pazzesco! Che cosa è successo per una cotta, per una semplice cotta? Povera Misao, mi sta facendo una tenerezza assurda. Povera...
Fermati! Cioè, come dici di fermarla se ovviamente... Hai il sangue freddo, Misao. Che cosa? Ah, l'ha buttata a terra. Perché noi non vediamo quanto siete carini tu e Toma? Che stai facendo? Lasciami stare! Ferma! Oh cielo, Misao, sei così oscena! Dovrei fare una foto, durerà di più. Sorridi, Misao. Di cheese. Ok. Cos'è successo? Misao, scommetto che sai cosa succede se lo dici a qualcuno. Se non vuoi far uscire fuori quelle foto, faresti meglio a fare la brava e obbedire. E adesso riempila di amore. Oh no, ragazzi, l'ha stuprata. Non ci credo, Yoshino è proprio una belva, fortunatamente se non siamo riusciti a salvarla. Che schifo. Povera Misao. Povera. Basta. Basta. Povera, mi fa una tenerezza assurda. C'è qualcuno lì? Oh, il professore è un falso, perché lui ha detto che è stata lei ad andare da lui. Quindi ho fatto bene ad ammazzarlo. Non nasconderti, esci fuori. Il signor Sota. Che stai facendo qui? Torna nella tua stanza. Si è fatto buio da un bel po'. Professore, che c'è? Quindi l'ha ascoltata, non era impegnato, ed anche nel suo ufficio. Ti sei calmata? Sì. Ti è successo qualcosa? Per favore, dimmi che cosa ti turba. Possiamo parlarne quanto vuoi. Vedete? Era troppo falso per i miei gusti. Eh? Allora il professore ha ascoltato Misao. Infatti. Mi ha fatto visita il giorno prima che sparisse. Avevo qualcosa da dirmi, ma ero così occupato che non ho avuto tempo di ascoltarla. So che era addolorata. Non riesco a smettere di pensare che se l'avessi ascoltata non sarebbe sparita. Perché il signor Sota avrebbe mentito a riguardo? C'è qualcosa che non puoi dirmi? Professore, mi hanno spezzato il cuore. Sono stata una stupida a chiudermi nel bagno e piangerci sopra. Non è stupido, anch'io mi lamentavo nello stesso modo ogni volta che venivo rifiutato da giovane. C'è passato anche lei, signor Sota? Trovi strano che sia successo a me? Beh, è solo che lei è così gentile e piace a tutti, davvero. Ah, beh, ero un irritante e impopolare ragazzaccio nei miei giorni da studente. Capisco, irritante e impopolare. Mi ricorda molto me. Assolutamente no. Sei una ragazza molto affascinante. Professore, non sei come quelle altre ragazze idiota, seria, gentile e calma. Adoro le ragazze come te. Ok, ho un po' di paura per ciò che starà per succedere. Un brutto presentimento. Professore? Misao. Professore? Mi lasci andare, per favore. Le tue mani sono così belle. Non è divertente, professore. Ecco svelato il motivo del fetish alle mani, ragazzi. Sei bellissima, Misao. Oh mio Dio. Misao? Perché stai scappando? Mi odi? Hai appena detto che mi definisci gentile e amabile.
Hai appena detto che mi definisci gentile e amabile, vero? Ora vieni qui. No, stia lontano. Oh mio Dio. Oh mio Dio, perché? Perché mi rifiuti? Perché? Non farlo mai a me, mai! Oh mio Dio. Oh mio Dio, mi sento malissimo. Ora sei mia. Oh mio Dio, sono disgustata da quello che è successo, veramente. Povera Misone, ha passato di tutti i colori, di tutti i colori. Povera. Il signor Sota ha ucciso Misao. Io non lo sapevo neanche, quelle orribili cose accadute a Misao. Tu, Toma, sei molto una parte maggiore di quello che è successo, quindi ti butterei io proprio dal balcone per rivendicare la vendetta di Misao. Cioè, se anche tu sei stato uno schifoso proprio e hai contribuito a fare questa cosa. Misao, mi dispiace. Toma. Hai fatto delle cose imperdonabili, ma non è colpa tua se Misao è morta, quindi non essere così duro con te stesso. Aki, guarda, la scuola è tornata normale, la maledizione è annullata. Misao, hai sicuramente smesso di soffrire ora. Ah, quindi questo è un finale? Questa è la stanza del consiglio studentesco, giusto? Dovrei veramente ringraziare Onigawara. Chissà se c'è. Che ci fai lì? C'è il signor Onigawara? Chi è Onigawara? Sai, il presidente del consiglio studentesco. Ma che diavolo stai dicendo? Sono io il presidente del consiglio studentesco. Non c'è nessuno Nigawara nel consiglio studentesco. Tutto è tornato alla normalità. Hayaka e il gruppo di Yoshino sono spariti. Anche il signor Sota, che ha ucciso Misao, ma a nessuno sembra importare. E se le persone morte nell'altro mondo fossero state cancellate dall'esistenza? Ma non dimenticherò mai, non potrei mai dimenticare quello che Yoshino e il signor Sota hanno fatto a Misao. Chissà se anche il signor Onigawara è morto nell'altro mondo. Nah, ne dubito. Non ho più visto Onigawara o Novella da allora. Non so cosa sia successo a loro. Erano di sicuro persone strane. Ehi tu, guarda avanti e fa attenzione. Mi scusi? Misao non è ancora stata trovata e non c'è traccia delle sue parti che ho trovato. Forse nessuno la troverà mai. Ma va bene, Misao ha sorriso alla fine. Sono certa che sia libera dal suo dolore. Sono felice per te, Misao. Oh mio Dio! No, non può finire così, ragazzi. Quindi diciamo che questa è una normal ending, tra virgolette. Quindi questa è un ending normale.
Perché questa cosa appunto che Misao si è messa, cioè è comparsa come spirito dietro Toma, mi sta un po' incuriosendo. Quindi abbiamo trovato il primo finale che sarebbe un finale normale appunto, un finale aperto. Quindi, esatto, un finale normale, non c'è né bad ending né nulla, esatto, come immaginavo. Grazie per aver giocato. Oh, che immagine carina! Oh, è comparsa Misao! Cosa vuol dire verità? Va bene. Allora, abbiamo visto questo finale. Ovviamente Misao non finisce qui, perché ovviamente io ho salvato ho lasciato il salvataggio fermo su 1 minuto e 23, che è appunto il minuto esatto in cui Onigawara ci poneva la scelta dell'uccisione tra il professore e Toma. Quindi nel prossimo episodio vedremo un po' cosa succederà se uccidiamo il nostro caro Toma. Vediamo se un po' la cosa si complica e vediamo se verremo a scoprire altre verità. Per questo episodio è tutto, ci vedremo nel prossimo e cercheremo di scoprire un po' come è veramente finita la storia con Misao. E poi scopriremo anche che cos'è questa verità. Grazie a tutti per aver visto questo episodio, ci vedremo nei prossimi, lasciate tanti like ed iscrivetevi, vi lascio un bacione, vi lancio un bacione grande e ciao!